Buonanotte, Ida Di Benedetto, grazie di essere qui, un piacere, grazie a te, immenso, piacere. Veramente, anche per non me. Ha bisogno di presentazioni perché è una grande attrice, grazie. Una produttrice, adesso grazie. È uscito da poco sì. il tuo film, sì. Gli altri, sì. Mm? È tratto dal romanzo bellissimo di Michele Prisco, premio Strega. Quindi sei molto contenta. È un libro meraviglioso. Sì, io attingo spesso dalla letteratura. Dalla letteratura. Senti, Ida, raccontami della tua vita d'amore. Qual è l'amore per te? La cosa è, ecco, questo l'uomo che è stato, è, tuttora, sarà per sempre nel tuo cuore, quello proprio decisivo. Per me l'amore veniva prima di ogni cosa. Appunto, no? Te l'ho chiesto. Prima della carriera, prima di tutto, perché trovavo che questo miracolo che avviene tra due sconosciuti, perché magari il giorno prima non lo conoscevi e poi improvvisamente arriva qualche cosa di incredibile dentro di te. Quante volte ti è capitato? Due, massimo tre. Ma diciamo il primo, no? Quello che ho ancora nel cuore e che non finisce mai. Come si chiama? Giuseppe Fava. Quindi quello era un miracolo. Anch'io poi avevo deciso, tra l'altro, di non volere mai più sposarmi, perché io da ragazzina incinta a 17 anni ho fatto matrimonio e quindi era molto pesante a quell'età avere una figlia, poi ne ho avuto una seconda con un marito che faceva un marito. Allora la moglie deve apparecchiare la tavola e io facevo: chi te l'ha detto? Preparala tu la tavola. Cioè, da queste cose ho imparato a conoscermi. Quindi le cose che io sentivo, ma le sentivo in maniera spontanea, non c'era bisogno nessuno che me le dicesse. Allora io voglio lavorare. Dice: ma tu sei sposata? Ma perché non posso lavorare lo stesso? In quegli anni, quindi non stiamo parlando di alcuni mesi fa. Quindi le mie figlie sono grandi e io andavo di nascosto, no? A 18, 19, 20 a studiare recitazione ed era il maestro, era stato anche il maestro di Giannini e quindi io non dicevo niente a nessuno, avevo una doppia vita. Eri mamma giovanissima, eri moglie, compagna, però seguivi testardamente la tua passione, cioè sì. Quella era la tua strada. Sì, perché la stavo cercando di capirla, detto, questa passione, questa voglia sempre di fuggire, questa fuga continua. Allora, la fuga dal maestro, la fuga verso la RAI perché facevo anche l'indossatrice e quindi nelle ore pomeridiane facevamo queste sfilate e scappavo lì, sempre di nascosto, mai cose dette a nessuno, nemmeno alle amiche. Quanto è durato questo matrimonio? È durato, 10 anni è durato. È durato. E poi perché avevi detto non mi sposerò mai più? Sì. Che poi non è andata così. Purtroppo no. Che purtroppo? No. Perché avevi detto non mi sposerò mai più? Perché ti senti comunque in galera. Vabbè, anche se tu fuggivi sempre. Sì, perché... L'indossatrice, il corso di recitazione. Sì. Tuo essere era sempre in fuga, una donna in sì, fuga. La libertà. La libertà. La libertà di capire te stesso, perché la cosa più importante è che tu sei al mondo e devi capire perché ci sei, che cosa ami di più. Non puoi avere l'orecchio apparecchio alla tavola. Cioè, mi sembrava assurdo, quindi poi perciò scappavo. Poi ci sei ricaduta nel matrimonio. Poi? Ci sei ricaduta nel matrimonio. Ci sono ricaduta perché... Con Giuliano? Con Giuliano perché ha insistito Giuliano talmente... Giuliano Urbani. Talmente tanto che io dicevo no e allora, come sai, ho due figlie, quindi ha convinto loro due e loro venivano, ma che vergogna, stai da tanto tempo con Quanti Giuliano. Quanti anni insieme con Giuliano? Tanti. 95. Tanti. Sì?
e però non mi sono sposato nel 95. Per me andava bene un uomo sposato. Allora, perfetto, mi potevo innamorare liberamente, potevo stare con quest'uomo sposato all'infinito, quando dura la storia. E invece ti è storia. Capitato un uomo libero. No, lui, chi? No, 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 era sposato. Era sposato? Sì, rientrava proprio in quello che quindi io... Quindi Giuliano rientrava esattamente nel cliché, ecco, che allora va volevi. Bene. E poi invece purtroppo la moglie viene a mancare. Sì, sì. Cosa succede? E cosa succede? Succede che lui rimane di più a Roma e quindi io mi sento un po' disorientata, non sapevo cosa fare. Poi succede, perché per lui era normale che io stessi con lui, ok, ma io non è che avevo intenzione di lasciarlo, di sposarlo, no. Quando hai sposato Giuliano Urbani? 6 anni fa. Quindi... Di recente. Sì, sì, poi infatti le mie figlie hanno insistito parecchio, mi hanno loro accompagnato al municipio, che mi dicevano dietro: ma che vergogna, come, perché ti comporti in questa maniera, perché non dovresti... Per me era una commedia ridicola, ad un'età che... Ormai la tua vita, il matrimonio l'hai fatto e sono sempre tutti sbagliati, perché è una cosa ridicola, insomma, vabbè. Comunque non lo volevo fare. Vabbè, però cioè, l'hai fatto. Però già aveva cominciato a non stare bene, quindi era un fatto morale importante e l'ho fatto. Poi gli voglio molto bene a Giuliano, quindi sono tanti anni, è un intellettuale... straordinario, uno dei fondatori di Forza Italia, uno è stato fondatori. Ministro, è una persona, è un raffinato intellettuale. Molto, molto. Ida, sei in credito o in debito con la vita? In credito. Che cosa non hai avuto che avresti voluto? Intanto vorrei che la vita fosse molto più lunga, perché le cose che fai poi si perdono, quindi arrivano subito... Io ho fatto tante cose, io ho cominciato con De Simone e Galdieri, certo. Poi sono andata subito da Strehler e quindi il premio più importante per me, oltre i premi che ho vinto, tutti i premi italiani ed esteri, fu quello di Strehler, che mi portò sul palcoscenico alzandomi il braccio e tenendomi il polso forte. E c'erano tutti gli attori del Giardino dei Ciliegi, dell'Opera da Tre Soldi, c'era Modugno, c'erano tutti. E mi disse: questa è un'attrice, portandomi sul palcoscenico. Per cui io, per me il premio più bello è che io conservo proprio nel cuore. Però secondo me potevo fare di più, ma avevo 2 figlie. È una mamma che adoravo. La maternità è stata, un vincolo? Sì. Sì? Sì. Lo è. A meno che tu non le affidi. Ma ormai sono grandi, però. Ormai sono grandi, sì. Ma rompono ancora. 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 Tantissimo. Ma no, perché avere una madre giovane... 2 figlie femmine, io avrei voluto tanto un maschio, io volevo i maschi perché so, 2 maschi, no 2 femmine, perché so che il figlio maschio è più affezionato alla mamma, non ha quel rapporto competitivo certo, che capisci donne, che ti vero. Distrugge, certo. E invece anzi è geloso e cerca di difenderti, il figlio maschio è proprio il figlio, come gli uomini che sono deboli, che hanno gli scompartimenti, sì. No, la mamma, la cosa, la moglie, la mamma. Sei stata una donna che ha più tradito o che è stata più tradita nella vita? No, non se mi tradivano io tradivo, ma non per dispetto, perché non è che io pensavo, beh, adesso lo tradisco perché è quello che è e quindi ho scoperto il tradimento e quindi lo tradisco. No, mi capitava proprio, ce l'avevo davanti, un uomo stupendo, bellissimo, innamorato. Io no, ero ancora innamorata di Fava e scoprì un suo tradimento e io l'ho lasciato. Non hai perdonato.
No. Non sei una donna che perdona, vero? No. No, ma proprio mi cade per le bugie, perché sono bugiardi. Gli uomini sono bugiardi. Tu sei donna di sincerità, di purezza. Sei una grande donna. Sei una grande donna e una grande attrice. Grazie. Veramente. È la pura verità. Grazie.